cominciare con l'eterociclica. Vi ricordo che la sequenza è adesso, devo farvi più velocemente possibile l'eterociclica per passare ai composti della chimica bioorganica, diciamo, e di tutto ciò che vi servirà per quanto riguarda la quindi queste due settimane andremo veloce. Piuttosto avete deciso mercoledì, va bene, mercoledì pomeriggio, di fare questa integrazione per riuscire a recuperare la settimana che perdiamo. Chi ci consente? L'orario, beh, direi le tre. Va bene, cominciamo appunto con gli eterociclici. Voi guardate, sapete sull'eterociclica. Io voglio farvi, l'idea è farvi una linea guida iniziale seguita da una presentazione sulla chimica eterociclica, seguita da una terza lezione che sarà più approfondita, andremo sui dettagli di alcune relazioni caratteristiche degli eterociclici. Intanto vi voglio dare delle linee guida per rinfrescarvi un attimo la memoria. Gli eterocicli sono... Gli eterociclici sono il praticamente, che viene dappertutto in chimica organica, chiaramente sono tutti i cicli che contengono un eteroatomo, dove per eteroatomo si intende sempre ossigeno, azoto, zolfo, fosforo, via dicendo. Quindi sono presenti poi tutta la nostra vita, è inutile che vado a stare a dire per l'ennesima volta. Quello che è incredibile è la varietà con cui, in cui sono presenti. Sono presenti negli acidi nucleici, vedremo alcune caratteristiche, sono presenti ovviamente negli alcaloidi, che sono la fonte naturale per eccellenza di risorse, di composti organici, le antocianine, che sono anche questi prodotti naturali presenti in molte frutta e verdura, molto importanti anche dal punto di vista della salute, i flavoni, composti ossigenati, molti pigmenti, come ad esempio l'eme per il sangue o per il modo vegetale la clorofilla, vitamine, proteine, via dicendo. Quindi li abbiamo un po' dappertutto, mondo vegetale, mondo animale. E quello a noi non ci interessa tanto questo, ci sarà qualche altro corso che lo coprirà, ci interessa soprattutto capire che tipi di reazioni, la struttura e le caratteristiche chimico-fisiche di queste eterociclici. Quindi dovremo andare a vedere in queste tre lezioni la sintesi dei e la reattività dei, cioè intendendo per sintesi dei eterocicli, quindi la loro preparazione, e la reattività degli eterocicli. Però ci sono delle linee guida, secondo me, molto chiare, sia per l'una che per l'altra, cioè non è che la chimica degli eterocicli è diversa da quella che avete già visto. Sono reazioni che essenzialmente si conoscono già e vanno solo applicate nel contesto di fare cicli a 3, a 4, a 5 contenenti di ossigeno, azoto, zolfo o cos'altro. Quindi ad esempio, forse la classe più importante sono quelli che contengono azoto, quindi la formazione del legame carbonio-azoto sarà fondamentale anche nel fare eterocicli. Ci mancherebbe altro, contengono azoto, alcuni di questi. Oppure il carbonio-ossigeno, pure. Che modi noi conosciamo, ad esempio, per fare carbonio azoto? Ci sono le classiche, quelle più studiate, cioè la formazione dell'immina, quindi l'addizione di un'immina, di un'ammina primaria o secondaria, su un carbonile. Quello è il metodo dell'IT, che viene utilizzato anche nella chimica eterociclica per fare legame carbonio azoto. Quindi formazione delle immine, in quel grosso capitolo che avete visto, sicuramente immine, idrazoni, ossime, semi carbazoni e via dicendo. Quindi un nucleofilo che attacca il carbonile, nucleofilo all'azoto, se primario dall'immine, se secondario dalle enammine, ma l'equilibrio immine-enammine è sempre presente, quindi andate a ripescare nel vostro hard disk tutto ciò. Chiaramente il carbonio azoto non è che... Ah, poi l'altro grande è il carbonio azoto, ovviamente nella formazione delle ammidi, quindi anche lì c'è il nucleofilo all'azoto che va a attaccare un derivato degli acidi carbossilici per fare le ammidi, anche quella è un'ottima reazione utilizzata. Ma ci sono anche esempi su alluminio alchilici per appunto l'alchilazione delle ammine, così pure con olefine attivate in quella che tipicamente viene chiamata la reazione di Michael, che sicuramente avete visto, dove il nucleofilo è l'azoto che attacca un doppio legame che è povero, quindi in qualche maniera facciamo un legame carbonio-azoto.
Questa è, per dire, per dare un esempio, il carbone e il carbonio come si fanno? Sono tipicamente le condensazioni, quindi condensazione aldolica, condensazione di Mannich, condensazione di Knobe-Nagel, cioè intendendo con i gruppi metilenici attivi, quindi la sintesi acetoacetica, la sintesi malonica, tutte le classiche carbonio a carbonio che avete visto già in organica 1 si ripercuotono esattamente anche nella formazione dei cicli, degli eterocicli. Poi ovviamente abbiamo delle ciclizzazioni e tipicamente queste ciclizzazioni sono le cicloaddizioni, che sarà però un capitolo che faremo quando faremo le eterocicliche, scusate, le pericicliche, e quindi lo sposteremo un po' più avanti, anche se è uno dei metodi sicuramente più utilizzato per fare eterocicli. E non dimentichiamoci ovviamente tra la formazione del carbonio e carbonio anche le Friedel-Crafts, essendo questi sistemi aromatici, è chiaro che l'altra grande famiglia di carbonio e carbonio sono le Friedel-Crafts, alchilazione e acilazione di Friedel-Crafts. Ditemi se sto dicendo qualcosa a voi non noto, direi che è il tipico organica 1, giusto? No, nulla di più, nulla di meno. Quindi, carbonio e azoto sfrutteremo la chimica che già abbiamo, carbonio e carbonio sfrutteremo la chimica che già conosciamo, e si tratta solo di metterli insieme per cercare di capire quando si forma un ciclo a 3, a 4, a 5 o a 6 o stranamente non faremo più, per fare questi tipo qua. Vorrei anche sottolineare alcuni aspetti abbastanza interessanti. È chiaro che noi dobbiamo fare un anello, e quindi quelle che portano alla formazione degli anelli con minore tensione, intendendo quindi per tensione tipicamente la formazione di anelli a 5 o a 6, sono favorite rispetto a quelle di fare anelli a 3 o a 4, in cui c'è una tensione d'anello, anche questo sicuramente l'avete ampiamente studiato, che chiaramente termodinamicamente lo rende meno favorevole. Vi ricordo anche un altro aspetto abbastanza importante: è più facile fare le reazioni intramolecolari rispetto alle intermolecolari, per un ovvio motivo, in quanto sono più vicini, quindi la situazione è molto più favorevole. Dico sempre questa battuta che ormai mi sono stancato anche di dirla: è molto più facile darvi un cazzotto che darlo a qualcun altro, giusto? Perché inevitabilmente la distanza è minore di dare un cazzotto a se stessi piuttosto che dare a qualcun altro, soprattutto questo qualcun altro, magari c'è già qualcuno che lo difende, ha uno scudo, cosa di ultimo. Quindi bisogna cercare di fare degli anelli, quindi a un certo punto ci sarà un passaggio intramolecolare. Un altro aspetto importante da capire sono sicuramente il fatto che cosa comporta effettivamente queste reazioni fino al prodotto finale, cioè qual è la spinta termodinamica che effettivamente permette queste reazioni di venire. Vedrete, sono tante reazioni consecutive, dice, ma come può succedere che tutta questa sequenza di eventi a portare esattamente a quello? C'è un step chiave che tipicamente è la aromatizzazione, ad esempio sugli eterocicli. Quello è veramente, noi in un primo momento reagiamo, non reagiamo, ci chiudiamo, non ci chiudiamo, però c'è un momento in cui effettivamente tutto questo porta bene per la sequenza di reazioni, che è l'aromatizzazione. Questo guadagno energetico notevole che quindi porta inevitabilmente tutta la reazione ad avvenire. E nella chimica degli eterocicli questo è assolutamente chiaro e fondamentale per poterlo dire. Un'altra cosa che mi preme sottolineare sono, che sono molto frequenti negli eterocicli, per capire un po' gli eterocicli, sono gli equilibri tautomerici. E sicuramente ne avete già parlato, la tautomeria chetone. Tautomeria chetonolica, quindi chetone e nolo, ma anche vi ricordo anche la tautomeria in mina e in ammina, in analogia a quella chetone e nolo, in mina e in ammina, che sono sempre frequenti. Poi ci sono delle tautomerie meno popolari, diciamo, meno nazional popolari nella chimica degli eterocicli, dove ad esempio, e lì vi ho portato due esempi che vi voglio far vedere, che sono nella 2,4 idrossipiridina o nella
questo tipo qui in equilibrio con questa situazione qua, vedete, questa è sempre una tautomeria, giusto perché l'idrogeno passa da una posizione 1 a una posizione 3, giusto? Insomma, proviamo a scrivere l'equivalente chetonica, giusto? Voi avete questo e qua avete chetone, giusto? Questa è la classica tautomeria chetone, chetoenolica, giusto? E questa è un altro tipo di tautomeria che è un po' meno famosa, ma è molto importante nei sistemi terociclici. Questa è abbastanza chiave e spiega molte di quelle che sono i legami idrogeno. Pensate, per intendersi, estendete un attimo la vostra mente, al legame idrogeno che ci sono nel DNA, giusto? Adenina, timina e citosina, guanosina, in cui effettivamente c'è una grossa partecipazione di questi gruppi qua. Qui più complicato è il sistema, però semplifichiamo un attimo il sistema, quello più semplice. Questa tautomeria è spesso presente nei sistemi terociclici, non solo quando è chiaramente così, ma anche in sistemi di questo tipo qua. In questi sistemi qua, che sono dei pirimidoni, se noi proviamo a fare la tautomeria, quindi l'idrogeno passa qua, abbiamo questa tautomeria qui, che è molto spinta verso destra, per anche un motivo abbastanza semplice, in quanto diventa un sistema aromatico. Diventa un sistema aromatico. Quindi questa è una tautomeria sempre, in cui l'idrogeno passa da qui a questo ossigeno qua. Quindi esattamente come l'idrogeno del chetone in acqua passa sull'OH, l'idrogeno di questo tipo qua fanno questi salti di questo tipo qua. Questo è chiaramente presente non solo nei sistemi piridinici, ma anche ad esempio pirimidinici, e qui viene fuori esattamente il classico caso del DNA. Classico caso del DNA. Infatti, un'altra, come si è notato questo aspetto? La pK di questo idrogeno qua, che dovrebbe essere quella tipica di un'amide, quindi intorno a 14, 15, 16, diciamo 16, di solito l'acqua non la tira via, è invece più alta ed è tipica di un fenolo, quindi è tipica intorno a 10. Perché? Come si spiega questo? Si spiega esattamente così, si spiega tipicamente con questo OH, non è un idrogeno su un azoto, ma è un idrogeno su un ossigeno, quindi più acido. La stessa cosa si ripercuote in questo qua. Questa è una caratteristica propria degli eterocicli, lo vedremo spessissimo, quindi spesso vedrete strutture disegnate così e all'improvviso diventano così, o in questa maniera, ma che ne so, la reattività avviene all'ossigeno per queste presenze di equilibri tautomerici. Vi ricordo che la parola tautomeria, che ha fatto il liceo classico, forse lo conosce anche meglio, è una parola un po' strana, significa la stessa cosa, qualcosa del genere, no? E proprio questo, sì, vedete, è la stessa cosa. Potevano chiamarlo semplicemente equilibrio? Un equilibrio, no, l'hanno voluto enfatizzare, hanno voluto cambiargli il nome, hanno voluto mettergli questo nome tautomeria, proprio perché sì, è sicuramente un equilibrio, ma più forte, più incalzante, cioè ti dice non solo che è un equilibrio, ma è la stessa cosa. La stessa cosa. Quindi la tautomeria, chetone in oro, immina e amina, che sono le due classiche, ma anche queste meno classiche, delle amidi o dei azochetoni, meno classiche. Invece negli eterocicli sono frequentissime e spesso spiegano, pensate al DNA, molte cose, assolutamente molte cose. Quindi tenete presente che ci sono sempre, proprio perché sono la stessa cosa. Sono assolutamente la stessa cosa.
Un'altra cosa che probabilmente voi conoscete già sono la reattività dei composti eterociclici. Io ve li ho elencati un po' per darvi un trend. Cercheremo di fare un po' la nomenclatura anche degli eterocicli, però non so, io non sono bravissimo nella nomenclatura e quindi ve la lascio un po' a voi, anche perché la nomenclatura degli eterocicli è un po' finta, nel senso che c'è le regole di UPAC che ti impongono di mettere INA, ILO, IDINA, OSSA, AZA, ma poi quando alla fine si parla sempre con nomi popolari, quindi ad esempio che so, il Pirrolo bisognerebbe chiamarlo Azzolo, ma nessuno lo chiama Azzolo, lo chiamano tutti Pirrolo. E il Furano non so nemmeno come bisognerebbe, Ossazzolo, Ossolo bisognerebbe chiamarlo secondo la lingua, ma tutti lo chiamano Furano. Ok, quindi è un po' una finta la nomenclatura degli eterocicli, la trovate però nei libri e sono un po' di regole da mettere in fila, il solito suffisso, le solite desinenze. Comunque qui ci sono elencati alcuni degli eterocicli, secondo me un po' più importanti, che dobbiamo sapere le caratteristiche. Allora abbiamo il Pirrolo, che è l'eterociclo 5 termini che contiene azoto, sicuramente l'avete già visto. Il tiofene, che è l'equivalente con lo zolfo, il furano, che è l'equivalente con l'ossigeno. Ad esempio, cosa succede di questi composti come reattività rispetto al benzene? Questi composti vengono chiamati elettron ricchi perché sono aromatici, quindi contengono 6 elettroni, ma in 5 atomi, quindi la densità elettronica molto alta, sono molto più reattivi nelle sostituzioni elettrofiche aromatiche rispetto a chi? Rispetto al benzene, che a sua volta il benzene è molto più reattivo rispetto ad un altro eterociclo tipico dei sistemi aromatici, cioè la piridina. E qui vediamo un trend, cioè vediamo che quando abbiamo un iteroatomo, diciamo senza doppio legame sul sistema 5, lo rende più reattivo rispetto alla presenza di un iteroatomo in saturo. Questo è un classico trend, quindi questi sono più reattivi di questi. Quindi questi sono gli elettroricchi rispetto al benzene, che lo definiamo neutro, e poi viene la piridina, e questo sarà un trend. Quindi in qualche maniera cosa succede? Tutte le volte che avete questo gruppo doppio legame N, ma potrebbe essere anche doppio legame ossigeno a quel punto positivo, doppio legame azoto a quel punto, doppio legame zolfo a quel punto positivo, impoverisce gli elettroni sistemi. Impoverisce gli elettroni sistemi, in altre parole è un elettron attrattore. Dobbiamo vederlo come se fosse un elettron attrattore. E dopo vi dico anche altre conseguenze di questo. La stessa cosa di questo fenomeno qui lo possiamo notare quando andiamo a confrontare la reattività di questi sistemi, che sono gli equivalenti di questi, dove però abbiamo un azoto in più. Chi sarà più reattivo verso la sostituzione elettrofile aromatica? Il Pirrolo o questo che c'è un azoto in più, cioè l'imida azoto? Il fatto che c'è un ciclo più legame N, cioè un gruppo elettronatratore, lo renderà meno reattivo. Infatti l'imidazolo è milioni di volte meno reattivo del Pirrolo verso gli elettroni. Andiamo a confrontare anche questo. L'ossazolo, cioè che contiene l'ossigeno e l'azoto, sarà più o meno reattivo rispetto al furano. La presenza di questo doppio legame N, quindi un legame elettronatratore, lo renderà meno reattivo rispetto al furano. La stessa cosa, è inutile che ve lo ripeto, tra il tiazolo e il tiofene. Chiaramente questi composti qui sono, e la stessa cosa ce l'abbiamo anche qua, cioè quando nel tiazolo e il pirazolo, che ovviamente sono meno reattivi del pirrolo. Quindi abbiamo un chiaro andamento, la presenza di un C doppio legame N rende il nostro sistema eterociclico meno elettronico. Meno elettronico, rendendolo quindi meno reattivo verso gli elettroni. La piridina è meno reattiva del benzene, però quando abbiamo lo stesso eteroatomo senza doppio legame lo rende più reattivo. Quindi questo è un classico trend, lo vedremo sempre.
Vi porto una domanda a questo punto. Secondo voi, se confrontiamo questo eterno ciclico qua, che si chiama il dolo, rispetto al suo corrispettivo benzimidazolo, chi sarà più reattivo, l'indolo o il benzimidazolo? Ovviamente l'indolo, cioè la presenza di un C doppio legamento impoverisce gli elettroni del sistema aromatico. Estendiamo ancora la cosa, andiamo ad un eterociclo che ci interessa molto. Metto qui altri due azoti, cosa viene fuori? Questa è la purina, una delle due basi del DNA, giusto? Pirimidina, purina. Chi è più reattivo secondo voi, la purina o l'imidazolo? L'indolo, scusate. Ovviamente l'indolo. La presenza di C doppio legame N impoverisce gli elettroni del sistema, rendendolo meno elettronico, quindi meno nucleofilo. Allora, la pirimidina abbiamo già detto che è meno reattiva del benzene, giusto? Andiamo a un'altra base del DNA, la pirimidina. Chi è meno reattiva, la pirimidina o la pirimidina? Qualcuno mi sa dire il perché, secondo voi? No, non il perché, scusate, mi sono spiegato male. Cioè, a questo punto vi spiega un po' meglio perché la natura ha scelto tra le basi, tra gli eterocicli, questa o questa nel DNA. Poteva, tipo, no, chi è che parlava? Poteva mettere secondo voi degli eterocicli che reagivano facilmente? No. Giusto? Cioè noi dobbiamo tenere l'informazione genetica, con tutte le conseguenze che l'informazione genetica ha su tutto, vediamoci chiaramente, non sto qui a dirvelo pure perché non lo so benissimo, però ci penserà più chimica. Però quello che vi voglio fare notare è che i due sistemi eterociclici scelti dalla natura nella cosa più importante, cioè trasmissione delle caratteristiche tra generazioni, nonché nelle cellule, tutte le informazioni per essere quello che siamo, è basata su due sistemi eterociclici che non sono reattivi. O perlomeno, non nelle condizioni di temperatura, pressione a cui viviamo o in presenza di agenti chimici, diciamo, normali. È chiaro che poi se ci mettiamo una bomba, reagiscono anche loro, ok? Cioè, o ci le mettiamo a 300 gradi con lo iodio e riflusso, reagiscono anche loro. Però, ecco, questo è abbastanza interessante. Come trend. E questa è una prima informazione. La seconda importante informazione che vi volevo dare, la tosomeria chitinolica e questa presenza del C doppio legame N nel sistema eterociclico che lo rende meno reattivo rispetto a chi non ce l'ha, ovviamente se ci mettiamo il benzene, questo è più reattivo di questo qua, questo è più reattivo di questo. Questo è un classico trend. Nelle sostituzioni elettrofiche, aromatiche. Quindi ha preservato l'informazione della natura per questo. Un'altra domanda. Voi avete sicuramente parlato a lungo dei gruppi elettron-attrattori, giusto? Il gruppo elettron-attrattore sappiamo che sul nucleofilo lo rende meno nucleofilo, quello che abbiamo appena detto. Sull'elettrofilo lo rende più elettrofilo. E sull'acidità cosa fa un gruppo elettron attrattore? L'aumenta. Andiamo a vedere se è vero.
Andiamo a vedere se è vero. Queste sono le PKA, sono le PKA dei nostri eterociclici, cioè dell'acido coniugato, cioè non sto parlando di loro come tali, ma del loro acido coniugato. Dove partiamo? Partiamo un attimo dalla pieridina. Partiamo un attimo dalla pieridina. La pieridina ha una pK di 5,2, cioè il suo acido coniugato, cioè quello che è protonato sull'azoto, ha una pK di 5,2. Cosa succede se gli mettiamo un azoto, diciamo vicino, medio, lontano, o ne mettiamo tre? Guardate, cosa fa l'acidità? Chiaramente, perché abbiamo la presenza di gruppi elettroni a trazione. Guardate che treno. Guardiamo un attimo anche la differenza fra questo e questo, cioè fra il pirazolo, quando i due azoti sono vicini, e questo, la pK aumenta. Però sembra che ci sia un dato abbastanza fuori, cioè il fatto che sul pirrolo la pK sia 0,4, come più acido di tutti, no? Vi ricordo che minore la pK più è acido, giusto? E il più acido di tutti, ma come abbiamo detto che la presenza del doppio legame N porta a un gruppo elettronegativo, dovrebbe aumentare l'acidità. Sì, è vero, però attenzione a confrontare le mele con le mele e le pere con le pere. Cioè, cosa succede? Quando noi andiamo a protonare queste specie qua, andiamo a protonare sull'azoto, andiamo a protonare su uno degli azoti, 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 su uno degli azoti. Quando andiamo a protonare il pirrolo, lo protoniamo sull'azoto? Cioè l'azoto del pirrolo è basico? Giusto? Perché il doppietto di quell'azoto lì fa parte dell'aromaticità. Quante volte verrà stato detto? Tantissime volte. Tant'è vero che quando noi protoniamo il pirrolo, non otteniamo la protonazione all'azoto, ma otteniamo la protonazione al carbonio. Questo azoto qui e questo doppietto lì fa parte dell'aromaticità, quindi non è disponibile alla protonazione. E quando andiamo a protonare, non protoniamo l'azoto, ma protoniamo la posizione adiacente, cioè l'acido la pK di quel 0,4 del pirrolo è di questa specie qua, non di questa. Noi non protoniamo mai la zona del pirrolo, mi raccomando. Comunque, d'altra parte, lo stesso discorso lo possiamo stendere al indolo, vedete che ha una pK minore di 0, e quando lo andiamo a protonare l'indolo, non lo protoniamo all'azoto, perché 2, 4, 6, 8, 10, il doppietto dell'azoto fa parte dell'aromaticità. Ricordiamo un attimo le quattro regole dell'aromaticità: deve essere ciclico, planare, coniugato, e il numero di elettroni coniugabili deve corrispondere alla cosiddetta regola di Hücke. Quindi essenzialmente questo 4N più 2 che significa 2, 6, 10, 14, 18, 22. No, quindi ci sono questi numeri magici, 2, 6, 10, 14, bastano questi. Quindi questo è 10 e effettivamente risulta. Quindi questo doppietto non è disponibile, fa parte dell'aromaticità. Quindi chi si va a protonare nell'indolo non è l'azoto ovviamente, ma è il carbonio in 3. Quindi la pK si riferisce a questo, minore di 0, o a questo,
non possiamo esattamente confrontarli con gli altri in cui il protone è sull'azoto. Quindi noi possiamo fare un confronto con questi di qua, ma non possiamo fare un confronto con lui stesso. La stessa cosa infatti succede se confrontate la pK dell'indolo con quello della nostra base del DNA, la cui pK è 2,5, perché è su uno, su questo azoto qua o su questo azoto qua. Anche qui di nuovo, poteva la natura mettere strutture la cui pK andava sotto zero? Essere sotto zero cosa vuol dire? Vuol dire che tu protoni l'acqua, eh? Giusto, se la tua pK è sotto zero. Quindi, essendo noi fatti per il 70% di acqua, avremo un'acqua acida, eh? Che non è possibile, giusto? Noi abbiamo bisogno di un pH intorno a 7,4. Quindi, anche qui vedete, c'è una certa confronto, una certa analogia con questo tema qua. Per ultimo, qua giù in fondo vi volevo solo ricordare la pK degli azoti SP3, quindi gli azoti normali delle ammine, che danno intorno a 9, 10, 11, ricordatevi 10, va benissimo. E, quindi chiaramente un azoto SP3 è più basico di un azoto SP2, o se volete un azoto SP2 è più acido di un azoto SP3. Okay. Mi raccomando, questo ve l'ho detto chiaramente a Mantellini, noi non parleremo mai di pKb, forse nemmeno lui l'ha mai fatto, si parla sempre di pKa. Qual è l'ambiguità di questo sistema di pKa? Ha dei vantaggi e dei svantaggi. I vantaggi per voi chiari e netti quando andrete a parlare di farmaci, che vi dovrete confrontare con il pH dello stomaco, dell'intestino, del sangue, del via dicendo, quindi confrontare la pKa diventa automatico, quindi per capire se è una specie protonata o non protonata, e quindi ovviamente molto più facile. Con le ammine chiaramente ci sono un po' di problemi, perché come fai a parlare di pK di un'ammina? Ci si riferisce quasi sempre al suo acido proteico, okay? Quindi si riferisce al suo acido proteico. In fondo la pK è una costante di equilibrio fra la specie protonata e la non protonata, quindi dire se si riferisce a questa o quella è un po'. L'importante è essere chiari. Chiari al punto tale che vi voglio portare un altro esempio per capire un po' che ci può essere ogni tanto qualche problema. Che però mi enfatizza ancora questo. E sempre tornando al discorso delle pKa, mi vorrei fare notare un trend, sempre dovuto al ciclo più legamente. Cioè, vi vorrei fare notare cosa succede quando noi andiamo a confrontare la pKa, però come acido di questo, quindi del protonandolo, con la pKa di questo, deprotonandolo, con la pKa di questo, con la pKa di questo. Che abbiamo qui? Il pirrolo, il limidazolo, il triazolo e il tetraazolo. Questi sono quattro nomi di questi eterocicli qua. Pirrolo, imidazolo, questi sono i due più importanti che dovete conoscere, eh? Il triazolo e il tetraazolo lo studierete molto in farmaceutica, non è che sia difficile, triazolo, tetrazolo, quindi è chiaramente intuibile. La pKa come acido, mi sapete dire il trend? Andiamo aumentando l'acidità o andiamo diminuendo, in base a quello che abbiamo detto? Aumentando.
maggior numero di gruppi elettroattrattori, quindi andiamo aumentando, giusto? E questo lo potete predire in base a queste regolette generali. Dopo andare sui numeri è un po' più difficile, però la pKa come acido, e questo non come base come prima, è intorno a 15-16, non lo farò bene nemmeno io. La pKa del midazolo è intorno come acido, e cioè, esatto, lui come acido è intorno a 12, la pKa di questo è intorno a 9, 8, e la pKa del tetrazolo è intorno a 5 come acido, quindi dona la KPU, dona la KPU, dona la KPU, dona la KPU. Perché vi dico questo? E soprattutto dov'è la coincidenza che mi piace mettere in evidenza? Questo 5. Chi è che ha pKa 5 che conoscete già? Gli acidi? Carbossilici. Giusto? Cioè il tetrazolo ha la stessa acidità dell'acido carbossilico. Vi ricordate perché era acido questo? Perché la sua base coniugata, le forme limiti, erano equivalenti. Qui chiaramente non avremo mai forme limiti equivalenti, però abbiamo tanti sistemi elettronatrattori che lo portano ad avere la stessa pKa. Cosa si fa tipicamente in farmaceutica? Se avete un acido come farmaco, l'ibuprofene, la prossina, questi più nazionali popolari, una delle prime cose che si fa o per bucare dei brevetti e quindi portare dei vantaggi all'azienda per cui uno lavora, o semplicemente per testarne le caratteristiche, e farne il suo derivato tetrazolito, cioè invece del COH ci si mette il tetrazolo. Quindi qui c'è andato un R, qui si mette l'R, vedete cosa si fa? Si sostituisce completamente il COH con il tetrazolo. Questo perché? Perché se l'acidità era importante ce l'ha anche questo, identica. Quindi molto probabilmente anche la sua ionizzazione, insomma, forma protonata o protonata avrà lo stesso andamento. Ma qui ci abbiamo un grosso vantaggio in più, molto probabilmente questo è più biodisponibile, eh? È più biodisponibile nel sangue, lo studierete a lungo nella farmaceutica, eh? Nella farmaceutica questo concetto di trasferimento. Quest'altro gruppo, un altro gruppo triazolo estremamente utile in farmaceutica per motivi più o meno analoghi, perché questa pKa qui tra 8 e 9, 10, insomma, secondo dei sostituenti, è la pKa simile di un altro importante gruppo che sicuramente voi conoscete, questo qua, che avete fatto anche in laboratorio, le solfonamidi. Le solfonamidi hanno circa 10. Adesso vi ricordo che sui famidici sicuramente avete sentito, hanno salvato il mondo. Quindi molto spesso si cerca di sostituire questo qua. Questo come acido ha una pKa di 12-13, quindi abbastanza neutro, diciamo, come il pirrolo, però il suo acido coniugato, eccolo là, il suo acido coniugato, il midazolo, quindi per intendersi questo, ha una pKa di 7,2, quindi questo qui ha 7,2 come pKa, lui come acido ovviamente. Che numero ha questo 7,2? A cosa somiglia molto? A quello del sangue. Cosa significa quando un composto ha il pH uguale alla pKa?
c'è un punto, il pH uguale al pK, cioè la concentrazione, diciamo, della specie protonata è uguale alla concentrazione della specie non protonata. Questo sia una base. Quindi, per intendere, secondo il titolo di COH, la quantità di CO- era uguale a quella di COH, quando il titolato nonmina, la quantità di NH+ sarà uguale a quella di... Quindi la protonata rispetto alla non protonata è uguale. Quindi questo significa che a pH del sangue, quant'è la percentuale tra questo e la sua base coniugata? Cioè l'imidazolo, cioè quant'è questa, la presenza di questo e di questo? È 50 a 50, giusto? 50 a 50. Il pH uguale al pKa, il CS uguale al CA, no? Era quelle formule là strane per calcolare la formula. Quindi cosa significa? Che l'imidazolo noi lo possiamo sfruttare sia come base per prendere un protone, sia come acido per dare il protone. Do, prendo, rimango sempre uguale. Cosa vi ricorda? Tautomeria, hai ragione, simile, però non volevo intendere quello. Incatalizzatore. Do e prendo e rimango sempre uguale. L'imidazolo, i catalizzatori sono proteine, le proteine sono fatte di amminoacidi, giusto? Ce ne sono 20 di amminoacidi, studieremo. Uno di questi contiene l'imidazolo e si chiama l'istidina. L'amminoacido istidina contiene l'imidazolo e lo troverete quasi sempre nei cicli catalitici, spero che ancora per chimica non sia più fatti, nei cicli catalitici della chimotripsina, della pepsina, perché? Perché l'imidazolo dell'istidina è presente sia come protone, sia nella sua forma protonata che nella forma non protonata, e quindi è in grado di prendere e dare il protone, quindi continuamente rigenerarsi, quindi essere presente negli enzimi, cioè nei catalizzatori per eccellenza del nostro sistema biologico. Anche questo sarà una coincidenza, non lo so, però fatto sta che l'evoluzione ha creato questi composti che ci permettono di avere certi tipi di caratteristiche. Paradossalmente, quelli che si studiano di più in chimica sono il pirrolo, l'indolo, la piridina, furano e qua, che paradossalmente ce ne sono molto di meno in natura, ma perché è più facile lavorarci, ok? È più facile lavorarci, quindi in chimica si utilizzano molto questo. L'indolo è una classe un po' particolare, un po' a sé. L'indolo, anche questo, è presente in un amminoacido che è il trittofano, e ecco perché abbiamo bisogno di fare prima gli eterocicli, prima di fare la bioorganica. Molte delle caratteristiche del trittofano sono proprio legate alle caratteristiche dell'indolo, però con una caratteristica strana il trittofano, che l'indolo è sostituito in questa posizione qua, quindi la sua C3, cioè l'aspetto più reattivo dell'indolo, è in qualche maniera già occupato, quindi in qualche maniera lo calma, no? Lo rende un po' più tranquillo, ma le caratteristiche stereoelettroniche vengono assolutamente mantenute. Va bene, io direi adesso di fare 10 minuti di pausa e poi riprendiamo sistematicamente per vedere cosa si può fare anche solo con lavagne e gessi di gialli. E adesso andiamo un po' più rigorosi, quindi gli eterociclici abbiamo visto sono molto importanti, no? Che questa idea, qui c'è un elenco spaventoso di composti naturali o sintetici che contengono eterocicli, alcuni anche interessanti, per chi fuma abbiamo la nicotina, con due strutture eterocicliche, abbiamo la piridina
sostituiti in tre con un anello a 5 termini contenente il zolfo Saturno, quindi pirrolinina, così per il ciclo lì. Poi qui ce n'abbiamo invece uno a 6, sempre contenente azoto, questo credo che sia quella che ha fatto fuori Socrates, la codina, il veleno, per un veleno, che contiene a 6 termini contenente azoto. Qui invece abbiamo un prodotto scritto dalle urine umano che contiene un ciclo a 5 termini contenente ossigeno, saturo, che è il tetraidrofurano. Anche questo, vedete come non sia un nome tipicamente IUPAC, ma derivi addirittura dal furano, aggiungendo 4 idrogeni, credo che altrimenti andrebbe chiamato ossalidina, qualcosa del genere, non lo chiama assolutamente nessuno così, quindi la nomenclatura degli eterocicli è un po' fuorviante, ecco, quella di IUPAC in realtà la usa un po' del genere. E anche qui abbiamo un bel anello a 6 termini con l'ossigeno, questo è, credo che sia il profumo di qualche qualcosa che costa 100 euro a bottiglia, e quindi estremamente interessante, che vuol dire due cicli esterogenici, comunque il ciclo a 6 termini con l'ossigeno è il tetraidropirano. Anche qui si cerca di richiamare il pirano, che è questa struttura qua, è l'equivalente struttura con due doppi legami, e questo tetraidro, appunto, aggiungiamo 4 idrogeni. Questa è una struttura che noi vedremo tantissimo adesso nei carboidrati, giusto? Nei carboidrati vedremo molto spesso questa struttura piranosinica. Questo specie di aragno qua è in realtà il famoso tossina presente in qualche pesce giapponese che solo alcuni cuochi possono in realtà prepararlo proprio per evitare la formazione di questa cosa qua, mi ricordo che viene il nome tetrodotoxina, qualcosa del genere. Il più potente veleno che esiste al mondo, e guardate lì, non so nemmeno quale eterociclo ci sia lì in mezzo, comunque l'ossigeno con l'azoto, comunque sono strutture assolutamente eterocicliche, molto interessanti, si può fare anche chimicamente. Tra l'altro un amico negli Stati Uniti ci stava lavorando, gli chiedevo come fai a lavorare con sostanze di questo tipo qua chimicamente per farlo? L'incubo dovrebbe essere enorme, cioè quando arriva il prodotto finale rischi di morire. E in realtà poi ci sono tutti dei sistemi di trucchi per poterci arrivare. Chiaramente l'idea non è di farne pochi milligrammi che bastano per guarire, è farne in quantità più grande, quindi anche peggio. Eppure si può fare anche chimicamente, però ovviamente non si può fare in scala grande, so che non possa servire, però in realtà blocca dei recettori che magari potrebbero servire per studiare altre cascate biologiche, no? Quindi blocco un recettore in modo tale per far vedere cosa fanno gli altri. Qui abbiamo un altro bel eteroциclo, quello più interessante per voi, questo è l'acido clavicipitico. Chi di noi non ha mai preso l'acido? Clavicipitico è un altro. Questo è il clavulanico, scusate, è il clavulanico. Chi di noi non ha mai preso l'almentin, no? Quando eravamo piccoli, uno dei due componenti dell'almentin, proprio questa molecola qui, vedete qui abbiamo un ciclo a 4 termini con l'azoto, un ciclo a 5 termini che volendo ha l'ossigeno e l'azoto. Qui abbiamo invece questo che si sviluppa dal cooked wine, quindi quando mettete il vino a cuocere, un tetraidrotiofene sostituito. Questo mi sembra che sia un ferormone, sa, quel modo di comunicare che hanno gli insetti, che non parlano ovviamente, però si comunicano chimicamente, e ha un bel ciclo a 3 termini per l'ossigeno, il classico ossirano, noi lo chiamiamo invece tipicamente possido, giusto? Però chi l'aiuta vorrebbe chiamasse ossirano, ciclo 3 termini, via dicendo. Quello là non so nemmeno cosa sia, questa è la cocaina, quindi prodotto naturale, chiaramente struttura eterociclica, il classico alcaloide. Vi ricordo che alcaloidi sono tutti i composti organici basici, alcali deriva da lì, alcaloide.
anche qui si insomma tanta chimica è stata sviluppata che aveva come vita la cocaina, non per distribuirla, ma proprio come studio dal punto di vista farmaceutico. Sapete che poi dalla cocaina sono arrivati molti anestetici locali, no? Non so se avete mai sentito idocaina, procaina, vedete, il termine finale sta, deriva appunto da cocaina, e grazie alla scomposizione molecolare della cocaina. Qui abbiamo invece due enterocicli molto semplici, molto banali, che sono molto utilizzati in laboratorio. Questo è il diossano, è un solvente utilizzatissimo in laboratorio, contiene due ossigeni, diossano, quindi lo userete probabilmente anche in laboratorio il prossimo anno. Questa è la morfolina invece, che è una base estremamente buona. Vedete, quindi per dire di nuovo, eterociclici sono un po' ovunque. Andiamo a quello che ci interessa a noi. Ve li ho divisi, facciamo prima i saturi e poi facciamo gli insaturi, o gli aromatici se preferite. Tra i saturi ve li ho divisi in quelli che contengono azoto e ossigeno e anche di là, quelli che contengono azoto e ossigeno. Cosa c'è di particolare nei cicli che contengono azoto? Che chiaramente andrebbe estesa un po' il concetto. Il concetto dei cicli che contengono azoto, bisogna ricordarsi che cosa fa l'azoto, cioè essenzialmente che sia 3, a 4, a 5, a 6, che ne contiene 1 o 2, saturi sono essenzialmente ammine. Sono ammine per essere cicliche almeno secondarie, altrimenti non sarebbero cicliche, quindi sono ammine secondarie e si comportano come le ammine secondarie. Ovviamente se sostituiamo anche l'ulteriore idrogeno avremo delle ammine terziarie. Quindi gli eterocicli che contengono azoto saturi non cambia essenzialmente nulla da quello che sappiamo già per i composti non ciclici, cioè sono ammine. Quindi quanto ammine si comportano da basi, classiche basi organiche, oppure si comportano da nucleofili, classici nucleofili della chimica organica, né più né meno. Con una piccola variazione, sono più nucleofili delle ammine non cicliche. Sono più nucleofili per un semplice motivo. La nucleofilia, se vi ricordate, rispetto alla basicità, ha una caratteristica in più, cioè risente molto di più dell'ingombro sterico. Cioè se uno ha molti sostituenti attorno a sé, è chiaro che io devo andare a colpire qualcuno, se c'è tanta gente attorno a me è più difficile andare a colpire, motivo per cui ci sono le guardie che stanno attorno alla persona importante, no? Gli stanno, vedete, sempre attorno, è più difficile andare a colpire, c'è più ingombro sterico, evidentemente. Questo, la basicità ne risente molto di meno. Perché ne risente molto di meno? Perché la basicità deve andare a prendere l'H+. L'H+ è la cosa più piccola che esista, giusto? Cioè un protone essenzialmente, quindi non, ne risente molto di meno del problema dell'ingombro sterico, perché è la cosa più piccola, cioè non c'ha nemmeno praticamente gli elettroni, cioè è solo un protone, quindi è la cosa più piccola. Inevitabilmente quindi l'ingombro sterico si sente più sulla nucleofilia rispetto alla basicità. Il fatto di essere ciclici, questo problema dell'ingombro sterico è diminuito per un semplice motivo, perché due dei sostituenti sono legati tra di loro solo da una parte. Portiamo un esempio semplicissimo. Prendete la dietilammina, quindi con due etili che gli girano attorno, e metteteli questi due etili legati dietro con un ciclo. È chiaro che è molto più libero quella che è legata dietro rispetto a queste che c'ha questi etili che si muovono inevitabilmente, vanno ad ingombrare l'azoto e il suo doppietto elettronico. Prendiamo un altro esempio che secondo me è quasi da spavento: la differenza fra il dietilitere e il tetraidrofurano. Cioè se voi confrontate questi due composti, dietilitere e tetraidrofurano, sono simili, direi proprio di sì. Hanno 4 carboni, un ossigeno, mancano 2 idrogeni al composto ciclico, quindi sono assolutamente identici.
questo è invincibile in acqua, questo è completamente miscibile in acqua. Perché? Semplicemente perché il legame idrogeno, questo ne fa molti di meno, in quanto i due gruppi etilici ingombrano sui doppietti elettronici. Questo no, i due doppietti elettronici sono disponibilissimi per fare il legame idrogeno con l'acqua, come accetto. THF completamente miscibile in acqua, tetra e dietiletere immiscibile in acqua. Incredibile come l'effetto del ciclo rispetto al non ciclo, quindi di un eterociclo rispetto al composto normale, influenzi poi la sua proprietà. La stessa cosa si ripercuote anche sui composti azotati, quindi abbiamo la serie classica pirrolidina, piperidina, piperazina, morfolina, piano piano li imparerete poi. Cioè, sono più nucleofili. Ad esempio, vedete, la morfolina attacca. Infatti, se vi ricordate quando era il caso di formare le enammine, si utilizzava non una mina secondaria qualsiasi, ma si utilizzava la pirrolidina quando era di fare le enammine, perché la pirrolidina è la più nucleofila di tutte, al punto tale che può reagire abbastanza bene anche nelle tipiche condizioni di SN1, anche nelle tipiche condizioni di SN1. Un altro clamoroso effetto di questo, secondo me, si vede in questo andamento qua. Guardate queste tre basi qui, questa è la trietilammina, questa è la chinucleidina. Dite, perché ci fai questo strano triciclo lì? La clinucleidina è presente nella catena laterale della chinina. Chinina è un farmaco che farete antimalarico, per esempio. La clinucleidina, e c'è questo composto che non credo che sia presente in nessun di interesse, ma molto importante chimicamente, il DACO, che sta per diazza biciclo ottano. Diazza biciclo ottano. Il DACO. Guardate la differenza di reattività come nucleofilia. Se a questo gli diamo uno, questo qua, che è sempre una mina terziaria come questa, questo ha 63 volte più veloce rispetto alla trietilamina, e il DACO addirittura 40 volte più veloce rispetto alla trietilamina. Quindi le ammine cicliche secondarie o terziarie sono molto più nucleofile rispetto alle non cicliche. Questa è l'unica vera grande differenza. Guardate, la PKA è assolutamente identica, anche qui al di là di piccoli decimali che non ci interessano, la PKA è assolutamente identica. Quindi la basicità tra cicliche e non cicliche, quindi tra ammine e composti ciclici contenenti azoto, non cambia. Cambia invece notevolmente la nucleofilia, con i composti ciclici più nucleofili dei composti non ciclici, per un ovvio motivo di minore gruppo stesso. Ok? Tutto qui la principale differenza. Non dimentichiamoci che esistono anche cicli a 3 a 4 termini. A 3 termini sono le azieridine, si chiamano azieridine, che continuano a essere degli ottimi nucleofili, che continuano a essere delle basi, quindi possono essere protonate, qualsiasi altra ammina secondaria. Le azieridine le troverete in farmaceutica, ovviamente sì, soprattutto sostituite all'azoto, perché sono dei potentissimi antitumorali. Potentissimi antitumorali, proprio per le loro caratteristiche. Il ciclo a 4 termini contenente azoto, in quello che poi viene chiamato, ricordo ancora le parole del mio insegnante di organica 2 dell'università, The Magic Square. Quadrato magico. Perché il quadrato magico, questa azetidina? Perché negli azetidinoni, che nessuno chiamerà mai azetidinoni, o perlomeno a parte qualche chimico che ha voglia di fare il ganzo, ma si chiamano beta lattami, questi sono i famosissimi beta lattami, penicilline per intendersi, cefalosporine e tutte le serie nuove che ne vengono, quindi business da milioni e milioni di dollari, quello che è,
proprio dovuto a questo eterociclico. Qua chi di noi non ha messo della polverina, amoxicillina nelle ferite che correva a dare questo polverina? È un beta lattame classico anche da tempo. Quindi vedete, i saturi, che spesso ci si dimentica quando uno fa gli eterocicli, si fa sempre solo gli aromatici, no, sono chiave, sono importantissimi per tanti motivi. Quindi azelvina le troverete come antitumorali, ciclo a tre termini, che assomiglia un po' all'epossido e ha la stessa reattività dell'epossido, lo vedremo dopo. Azetidina, un po' più stabile già, ma la presenza di questo ole, quindi diventa un lattame, quindi beta lattame, la rende anch'essa particolarmente reattiva. Entrambe le loro caratteristiche, il fatto che tendono ad aprirsi, quindi tendono a uscire dal ciclo, diciamo, come pure il beta lattame. Quelle 5-6 termini invece sono sicuramente più stabili. Gli eterocicli saturi all'ossigeno, anche qui più o meno si conoscono, abbiamo quello tre termine che noi tipicamente chiamiamo epossido, anche se andrebbe chiamato ossirano, secondo la IUPAC, composto che chiaramente non mi ricordo se si trova in qualche farmaco, ma sicuramente viene utilizzato dal nostro organismo per buttare fuori, eliminare i farmaci. Cioè un tipico enzima che è l'epossidasi è in grado di epossidare dei doppi legami presenti o che si vengono a creare nei farmaci, perché una volta che si è fatto l'epossido si può aprire facilmente con altri nucleofili, quindi creare molecole molto più grosse. Quindi una struttura, questo epossido che ritroverete spesso in chimica farmaceutica e studieremo un po' di reattività anche noi domani. Un breve accenno ve lo voglio comunque fare: gli epossidi si possono aprire in due condizioni, che sono le basiche o le acide. Le basiche sono una tipica SN2, quindi un nucleofilo attacca la posizione dell'epossido meno sostituita, tipico SN2, dove c'è meno combustibile, e quindi dall'apertura, in questo senso qui diventa un caso, si forma un alcol, quindi inevitabilmente diventa più idrofilo, ecco che quindi poi lo possiamo eliminare con le urine, per questo che viene utilizzato spesso l'epossido come intermedio per eliminare i farmaci. Ma il vantaggio dell'epossido è anche che non solo un OH- un metossido o qualsiasi altro nucleofilo può attaccare nella posizione meno sostituita, ma può essere aperto anche in ambiente acido, a questo punto con una diversa selettività che si chiama appunto regioselettività, perché in ambiente acido si protona quell'ossigeno, a questo punto invece di lasciare la carica positiva sull'ossigeno preferisce portarla sul carbonio, perché il carbonio è meno elettronegativo, quindi sta meglio la carica positiva sul carbonio rispetto all'ossigeno, e inevitabilmente dove si va ad aprire? Dove si forma un carbocatione più stabile. Quindi il nucleofilo va a attaccare lì, in tipiche condizioni SN1 a quel punto, e inevitabilmente di qua attaccava il meno sostituito, di qua attacca il più stabile, che inevitabilmente è il più sostituito, perché vi ricordo che terziario è più stabile di secondario, primario e metilico, e quindi inevitabilmente questo nucleofilo in delle condizioni basiche attacca in una posizione, in condizioni acide attacca nell'altra posizione. Quindi il doppio vantaggio: sono reattivi non solo a seconda del pH essenzialmente, quindi pensate al nostro sangue, abbiamo 7, qualcosa, nello stomaco ci abbiamo 1, a seconda delle condizioni neutre, leggermente basiche o acide, posso aprirlo, quindi estremamente comodo da averlo per eliminare qualcosa di cui non ne devo far più niente. Okay? Cioè, un farmaco non è che deve stare sempre in circolo, giusto? Deve essere anche eliminato, altrimenti diventa tossico a quel punto. E quindi per eliminarlo il nostro organismo fa gli epossidi. Perché? Perché si aprono bene e perché reagiscono sia in condizioni di pH alto, diciamo, che in condizioni di pH basso. Quindi
quindi estremamente comodo, duttile, versatile, o quello che vogliamo. Queste caratteristiche di questi ossigeni eterociclici saturi, che sono essenzialmente eteri, giusto, sono essenzialmente eteri, come di là erano essenzialmente ammine, qui sono essenzialmente eteri, se ce l'ha solo il ciclo a tre termini. Il ciclo a quattro termini, l'ossetano, che sta un po' rinascendo nella chimica farmaceutica sempre, sta un po' rinascendo perché ha queste caratteristiche un po' intermedie tra quello a 3 e quello a 5, quindi tra una specie reattiva e quella non reattiva. C'è un po' un rinascimento dell'ossetano che era altrimenti veramente dimenticato nei libri, perché non si trovavano grosse applicazioni. In realtà sta rinascendo perché in realtà appunto ha delle caratteristiche abbastanza intermedie, abbastanza uniche, ma adesso per quello che riguarda voi non troveremo applicazione. Quello a 5 termini invece è il nostro tetraidrofurano, quindi inevitabilmente un etere assolutamente inerte, talmente inerte che viene utilizzato come solvente. È uno dei solventi più utilizzati in chimica organica, solubilizza un sacco di cose, in più una volta finita la reazione ci si butta l'acqua, lui è miscibile completamente in acqua e quindi se ne va con l'acqua. È uno dei pochissimi eteri, credo, solubili in acqua, non ne conosco, o meglio, del diossano, sì, del diossano è solubile in acqua. Quest'altro ciclo a 6 termini è il tetraidropirano, appunto, che sarà il nostro ciclo d'eccellenza nel carboidrati, tutte le forme cicliche dei carboidrati saranno in questa ottica qua. Il diossano, questo qua con l'ossigeno, altro grande solvente che rispetto al THF è un po' più tossico, però è ugualmente largamente utilizzato in laboratorio perché solubilizza bene, perché si va via bene, si elimina bene. Quindi eteri ciclici, dove l'ossirano, quindi quello a 3, ha questa caratteristica unica, particolare, se volete anche molto bella, che permette ai farmaci appunto di essere eliminati, metabolizzati. È chiaro che è difficile trovarlo come farlo. Ecco, qui c'è il ciclo 6, il tetraidropirano, che dovremo studiare a lungo. Vi voglio però solo al momento richiamare un concetto, anzi non sono sicuro che voi l'abbiate fatto. E cosa succede? Richiamiamo un attimo il ciclo esano. Cosa avete studiato voi del ciclo esano? Sedia, twist, barca, tutte quelle cose là, le conformazioni, dove quella sedia è la più stabile e lo è anche in presenza, se nel ciclo c'è un ossigeno. Questo comportava inevitabilmente che le due posizioni del ciclo esano non erano equivalenti, quindi veniva fuori che c'era una posizione equatoriale e una posizione assiale, giusto? In cui l'equatoriale era più stabile, il sostituente in posizione equatoriale dava alla sua conformazione maggiore stabilità rispetto a quella assiale, per questa interazione 1-3 di assiale. Quindi le due posizioni non erano equivalenti, ma soprattutto l'equatoriale è più stabile di quella assiale, ve lo ricordate tutto già. Quando c'è un ossigeno nel ciclo, non è detto che questa legge venga mantenuta, anzi, non è mantenuta. O meglio, tutte le posizioni lontane dall'ossigeno va benissimo per quella legge lì, e i sostituenti preferiscono stare in posizione equatoriale. Nella posizione vicina, chiedo scusa, all'ossigeno, di questo carbonio qua, che prenderà un nome particolare, vedremo, il sostituente incredibilmente preferisce stare in posizione equatoriale rispetto all'assiale, ma di pochissimo. Nel caso dell'OH siamo a 64 rispetto a 35, mancano per cento, diciamo 65 contro 35, quindi non è più così marcatamente favorevole la posizione equatoriale rispetto all'assiale, ma soprattutto, questo è l'unico caso,
Perché qualsiasi altro gruppo andiamo a mettere, a cominciare dall'ometossile, o acetile, cloro, bromo, iodio, la posizione assiale è preferita rispetto alla posizione equatoriale. Cos'è questa anomalia, questa cosa strana? È il famoso effetto anomerico, che adesso andiamo a definire. Non credo che ve l'abbia fatto, ditemi, fatemi qualche cenno, Mantellini, il famoso effetto anomerico, che è un caso un po' particolare, veramente particolare, che in generale viene definito per il tetraidropirani, che portano un sostituente elettronegativo, cioè quindi un ossigeno, un cloro, un azoto, un bromo, quindi un sostituente elettronegativo, nella posizione 2 appunto, preferisce essere in posizione assiale. Questo appunto è conosciuto come effetto anomerico. Quindi c'è un ribaltamento, invece di essere la posizione equatoriale favorita e la posizione assiale, ma solo per quel carbonio lì e solo se sostituendo un gruppo elettronegativo. Cioè, in altre parole, questo equilibrio qui, che tipicamente era spostato a destra con la posizione equatoriale favorita rispetto a quella assiale, invece è spostato a sinistra con la posizione assiale favorita rispetto alla posizione equatoriale. Questo è il famoso effetto anomerico. Ma voi dite, ma chi se ne frega dell'effetto anomerico? Il problema qual è? È che questo ciclo qui, e in particolare i gruppi elettronegativi, sono proprio negli zuccheri. Quindi non si possono capire gli zuccheri se non si capisce l'effetto anomerico, ok? Il carbonio, che inverte questa selettività tra equatoriale e assiale, si chiama carbonio anomerico. Non so se qualcuno vuole, non so da cosa deriva in greco questo anomerico, se ci puoi arrivare, potrebbe aiutare a capire. Carbonio anomerico, e le due specie nelle due posizioni si chiamano anomeri. Quindi vedete già anche un effetto notevole in nomenclatura: effetto anomerico, carbonio anomerico, anomeri. Un effetto spaventoso in nomenclatura. Questo effetto anomerico, che essenzialmente si porta al fatto che nella posizione equatoriale è la posizione su, scritto così lo zucchero, e in questa posizione è la posizione giù, e quindi se però si scrive diversamente potrebbe cambiare le cose. Quindi quando è in su si chiama beta, quando è in giù si chiama alfa, e quindi voi avrete degli zuccheri della serie beta e della serie alfa, e quando polimerizzano questi zuccheri per dare la beta o per dare l'alfa, cambiano completamente struttura, al punto tale che lo stesso carboidrato polimerizzato, lo vedremo, serie alfa, quindi sotto è la l'amido. Tutto ciò, grano, farina, in serie beta è la cellulosa, che non si mangia, giusto? Ancora, che non si mangia. Quindi vedete come l'effetto anomerico poi porti a delle conseguenze in termini strutturali, ma anche in termini funzionali estremamente incredibili. Ok, quindi vi volevo richiamare. Ancora non è stato, cioè questo è le conseguenze, cioè l'effetto anomerico ci dice che l'assiale è più stabile dell'equatoriale, in quel carbonio lì, non in tutti, quel carbonio lì.
ancora ci sono studi dietro, credo che è uscito recentemente un Nature, ancora che cerca di spiegare perché di questo effetto. Ci sono varie interpretazioni. Quando studiavo io, quando ero alla vostra età, si spiegava semplicemente, forse un po' naif, si spiegava semplicemente con il fatto che questo aveva dei doppietti elettronici, questo aveva dei doppietti elettronici, interferivano tra di loro e quindi preferiva mettersi più lontano rispetto un po' tipo la teoria Busema, giusto? Adesso in realtà si spiega con un effetto di iperconiugazione del doppietto dell'ossigeno, doppietto elettronico dell'ossigeno, sul sigma bond, quindi all'antilegame del sostituente, e credo che ormai si vada appunto in questa direzione qua. È chiaro che quando questo è sullo stesso piano, vedete, antipericlanare, e questo mi ricorda un po' l'eliminazione probabilmente, quando il doppietto e il gruppo uscente sono antipericlanare, la situazione è più stabile proprio perché la donazione è maggiore, quindi essendo più stabile è questa che preferisce. Ma credo che ancora il dibattito sia aperto sull'effetto anometrico. Però ecco, questo mi premeva a dirvelo perché è quello che dovremmo fare sugli zuccheri. Gli ultimi 20 minuti sull'aromaticità, anche se molto, sugli eterocicli aromatici, anche se molto abbiamo fatto nell'ora precedente. Anche qui, breve rassegna di composti, ci ritorneremo sull'effetto numerico, non vi preoccupate, sul padre grafico. Intanto, andate a vedere oggi, ma che cos'è l'effetto numerico, che quello là lo ha enfatizzato tanto. Provate a googolarlo, provate a cercarlo, guardate, c'è molto sull'effetto numerico. Effetto strano, abbastanza strano, ma senza il quale non si capiscono gli zuccheri, ok? Per quello che ho dovuto fare. Torniamo ai nostri eterocicli, gli aromatici, quindi gli insaturi, anche qui i farmaci e composti naturali si sprecano, questa è la chinina che vi dicevo prima, che contiene un eterociclo aromatico contenente azoto che si chiama chinolina, è un condensato della pirilina. Qui ci abbiamo, vedete quello lassù, la chinuclidina che vi ho fatto vedere prima, la chinuclidina che appunto vi dicevo. Qui abbiamo un altro sulfamidico che ovviamente contiene la piridina. Questo è quello che ci toglie tanti mali, è uno degli inibitori della pompa, della gastrite. Quindi si toglie tutta quella sensazione di acidità di stomaco. Lo studierete abbondantemente farmaceutica 2. Guardate qui che bel mitazolo di nuovo che abbiamo, e qui anche una bella struttura da valutare. Questo è il Viagra, questo è il Viagra e il Sildenafil. Anche qui abbiamo una bella struttura, paio di strutture eterocicliche. Questo qua assomiglia un po' alle furine, anche se vi ricordo che questo azoto è leggermente spostato, e qui giù ci abbiamo la morfolina, questa struttura interociclica satura, vedete come ancora, questa è una realtà, mi viene molto che l'hanno inventato, la parte chimica ci sia ancora sugli interocicli. Questo è il un antipiretico, si prende abbiamo la febbre, qui abbiamo il pirazolo, il pirazolone viene chiamato perché c'è quell'ome. Anche tu, pirazolone. Qui ve ne ho aggiunti a due che sono, guarda caso, i due farmaci più venduti al mondo. Uno è un pirrolo, vedete qua un pirrolo, questo è il Lipitor, sarebbe una statina. Sapete dei genitori che, forse spero di no, insomma, che hanno problemi di ormoni, forse più facile, di colesterolo, si prendono le statine o hanno avuto, che ne so, quindi cardiovascolare in generale, si prendono le statine che sono questa famiglia qua, e il più venduto è il Lipitor che contiene un pirrolo, e un pirrolo sostituito in tutta la condizione. Mi ricordo come commerciale, Lipitor è il nome americano, commerciale americano. Il farmaco più venduto al mondo, questo è un po'
segnale che c'è qualcosa che non va bene nella nostra vita. Il secondo, forse anche correlato, è l'omeprazolo. In realtà adesso si è un po' evoluto e c'è l'enantiomero di questo, che è chiamale sullo zolfo, che ricordo che anche in realtà non è per forza il carbonio, ma può essere anche sull'eteroatomo, solfossido e chiamale. Adesso c'è una pubblicità del suo enantiomero, quello là che dice dove avevi messo il computer, dove avevi messo l'enantium, perché cosa hanno fatto rispetto all'omeprazolo? Hanno preso il suo enantiomero, hanno preso il suo enantiomero, ma la chiralità è sullo zolfo. Andiamo a quello che ci interessa, questo lo studierete, in farmacia, giusto per dirvi quanti ce ne sono. Partiamo di nuovo dall'azoto, quindi il benzene lo sostituiamo nella piridina, cioè ci introduciamo l'azoto, quindi ci introduciamo il doppio legame N, sappiamo che questo diventa meno nucleofilo. La piridina è scarsamente nucleofila e questi suoi derivati lo sono ancora di più. Vi ricordo un'altra cosa, la piridina è aromatica, ma il doppietto dell'azoto della piridina non fa parte dell'aromatica, mi raccomando, è completamente opposto al discorso del pirrolo, in cui il suo doppietto elettronico invece fa parte dell'aromatica. Quindi il doppietto dell'azoto del pirrolo non è disponibile, non è basico, non è nucleofilo. Il doppietto della piridina invece è disponibile ed è basico ed è nucleofilo. Ok? Quindi sono i due casi limiti, al punto tale che quando si vuole definire spesso i doppietti su un azoto, cosa si fa? La classica domanda che si dice: ma è più tipo piridina o è più tipo pirrolo? No? Quindi per intendersi, proprio quelli che vengono definiti piridina like o pirrolo like, cioè più simile a uno, quindi zero nucleofilia, zero basicità, oppure all'altro, cioè piridina basico e nucleofilo, no? Sono un po' i due casi limiti a cui uno si avvicina. E quindi chiaramente si fa, ecco, questo tipo di ragionamento qui. Quindi, per intendersi, se dal pirrolo c'è giù un azoto e viene fuori il pirazolo, quindi viene fuori l'anidro azoto, quell'azoto in verde è più tipico quello della piridina, giusto? Quindi questo doppietto qui non fa parte dell'aromaticità ed è nucleofilo e basico. Questo no, ma questo è piridina light, come lo è questo o questo, se ne aggiungiamo altro. Quindi attenzione, gli azoti all'interno dei sistemi eterociclici possono essere diversi, o tipo pirrolo o tipo piridina. Pirrolo no base, no nucleofilo, piridina base e nucleofilo, perché uno non è perpendicolare al sistema aromatico, quindi non è coniugabile, quindi non fa parte dell'aromaticità, mentre l'altro sì. Estremamente chiave per capire tutta la reattività di questi composti. Come vi dicevo, appunto, la piridina è sia base che nucleofilo, quindi ha un'acidità che va dell'ordine di intorno a 5, ed è anche un nucleofilo perché viene utilizzato ad esempio per attaccare un cloruro acidico, sia acida la piridina. Al punto tale che la piridina voi probabilmente l'avete vista nelle sostituzioni nucleofile acidiche, cioè per intendersi, voi avete un cloruro acidico, ci mettete un alcol, è stato visto, oppure c'è un cloruro acidico, un anidride, ci mettete un'ammina, fate un'ammide. Siccome però lì si sviluppa acido cloridrico, serve una base a tamponare l'acido cloridrico o l'acido carbossilico che si sviluppa. Questa base che si utilizza è spesso la piridina, sicuramente Fabio della abbondantemente. Perché la piridina si utilizza? Per una serie di motivi. Il motivo principale è che non posso utilizzare un'ammina che contenga un idrogeno, perché altrimenti mi reagirebbe a fare l'ammine, no? Quindi la uso terziaria
e così non succede, non bisogna nessun conforto. Ma perché non usare la trietilamina, ad esempio, no? Che è sempre una mina terziaria, invece si utilizza la piridina. Perché la piridina, oltre a essere una base, è anche un nucleofilo, come avevo detto, ciclico, quindi attacca effettivamente il cloruro acidico per dare questa specie acilpiridinium, che è più reattiva del cloruro acidico stesso. Quindi la piridina è una base, ma è anche un catalizzatore nelle nostre reazioni, grazie alla sua nucleofilia. Addirittura la piridina è anche un ottimo solvente, o puzza, o parecchio puzza, puzza molto, però è anche un ottimo solvente, viene utilizzato proprio nella chimica del DNA. E quindi ricordatevi questo: la piridina è tre cose, è base, è solvente, ma anche grazie alla sua nucleofilia è anche catalizzatore. E tutti gli azoti piridina-like sono dei catalizzatori. Vedi i midazoli, vedi i stidini. Ok, la piridina è tre cose. Chiaramente il fatto di contenere un gruppo elettrone attrattore come questo la impoverisce gli elettroni. Quindi la piridina, pur essendo un sistema aromatico, non dà sostituzioni elettrofile aromatiche. Cioè, se voi provate a bromurare la piridina, serve tipo 300 gradi, mentre che ne so, col benzene si fa abbastanza bene. Oltre agli acidi di glicina, dicendo, qual è il problema? È che vedete, quindi non dà né la nitrazione, né la solfonazione, né la alogenazione, né la Friedel-Crafts. Perché cosa succede? Che in presenza, ad esempio, con la Friedel-Crafts, in presenza dell'acido di Lewis, è l'azoto stesso che va, essendo nucleofilo, sull'acido di Lewis, formando quindi un complesso positivo che non reagisce più per niente. La piridina, quindi, tenete bene a mente, non dà sostituzioni elettroniche. Okay? Non le dà. Figuriamoci la pirimidina, quella del DNA, che è ancora meno reattiva. Figuriamoci la purina. Non le dà. Non reagisce con gli elettrofili, perché lei è elettron povero. Cosa dà però bene la piridina se c'è un gruppo uscente nel suo sistema aromatico? Dà le sostituzioni nucleofile aromatiche. Cioè lei non reagisce con gli elettrofili, però reagisce con i nucleofili. Chiaramente se ha un gruppo uscente, con cloro, bromo, fluoro. Reagisce anche con le ammine, vedete, per sostituirle. Cioè, quello che vi vorrei dire è, guardiamo un attimo questo. Doppio legame C, doppio legame N e cloro. Questo gruppo qui assomiglia un po' al C doppio legame OCl, cioè al cloruro acidico. Il cloruro acidico era in grado di reagire con l'ammoniaca, le ammine, per darmi le ammidi? Benissimo. Questo? Pure. Essenzialmente la stessa cosa. Cercate di guardarlo così. Avete capito cosa voglio dirvi? Prendete C doppio legame O cloro. Un cloro acidico. Reagisce bene con l'ammonia, l'ammina, quello. Questo qua. La cosa strana è che reagisce molto bene anche la posizione 4, ma la cosa è identica se voi conoscete il meccanismo, perché il nucleofilo che attacca qui, la carica negativa arriva sull'azoto che può riscaricare e buttare fuori, quindi la posizione 2 o la posizione 4, o meglio la posizione orto e la posizione para, sono simili. Vi ricorda qualcosa? Orto e para si ripercuote la stessa tipo di chimica.
E questo tipo di reattività invece è molto sfruttata per fare farmaci, come ad esempio questo. Guardate questa pieretina qua, si va dentro con un nucleofilo, addirittura questo tipo di estere esce, reagisce, si riduce in nitro, si acida, e questa sostituzione di nucleofilo qua si utilizza molto appunto per fare farmaci. Quindi la pieridina si sfrutta come come elettrofilo, quindi viene attaccato dai nucleofili. Il pirrolo invece al contrario, come abbiamo detto prima, si sfrutta come nucleofilo, ad esempio le bromurazioni in etanolo a 0 gradi, addirittura polibromura tutto il polizio, un po' come il fenolo. E questo ne rende ragione della sua estrema reattività con gli elettrofili, o addirittura per fare dei dimeri o tetrameri. Qui c'è un po' di reattività che ci torna domani, adesso voglio arrivare alla fine. Qui c'è un altro po' di reattività o sintesi di farmaci che ci torna domani. Qui c'è il concetto tetrazolo acido. Qui c'è l'indolo, appunto con le sue caratteristiche generali legate al suo indolo, alla sua reattività. Come c'è la pieridina che non dà sostituzione delle elettrofili, l'indolo invece le dà molto bene in posizione tipicamente 3, molto facile. Ecco, questo è alcuni prodotti naturali della clorofilla e della dell'ene della clorofilla, dell'ene e la clorofilla del magnesio, questi altri prodotti naturali del mitico Hoffman che molti di voi probabilmente conosceranno, ma è qui che voglio arrivare. Domani facciamo la reattività dei sistemi aromatici, ve lo riprendo, però vorrei fare un sommario di quello che è importante da sapere. Cioè, quali eterocicli dovete conoscere? L'imidazolo, ecco, l'imidazolo sicuramente sì, perché l'imidazolo, come vi detto, è nell'istidina e in molti farmaci. Per questa caratteristica unica che ha l'imidazolo di avere la pKa del suo acido coniugato intorno a 6. E quindi lo troverete molto di più. La pieridina, estremamente povera nel dare le sostituzioni elettrofile aromatiche con la pieridina, ma se c'è un nutriente in grado di reagire con il nucleofilo abbastanza bene. Il fatto che non reagisce con gli elettrofili la rende appunto quella di base per fare nelle basi del DNA, ma anche molti farmaci sono legati ha una struttura piramidinica, questo è il famoso AZT, cioè un antivirale che chiaramente modificato in certe parti, sia nella fase eterociclica o nello zucchero, non permette più la replicazione del virus. Un altro eterociclico che dovete conoscere è sicuramente la chinolina. La chinolina è presente in molti prodotti naturali, tra cui forse il più importante è il chinino antimalarico. Anche questo è estremamente povero come elettron, come sistema aromatico, ed è presente anche in alcuni farmaci e alcuni coloranti. Questo credo che sia più dei bloccanti del sistema colinergico. L'isochinolina, cioè l'azoto leggermente modificato, cambia poco, ma è presente in un sacco di prodotti naturali, droghe incluse. L'indolo, appunto, come detto, perché è presente sia come neurotrasmettitore, ad esempio la serotonina, famosi farmaci che reagiscono sul Prozac, che è un gruppo musicale, però anche un farmaco, e reagisce proprio appunto sulla serotonina. E ci sono ovviamente molti farmaci, questi sono i famosi triptani, che vengono utilizzati come controcandidati. Quindi vedete come il sistema eterociclico sia la base. Chimicamente, un po' un paradosso, e noi lo vedremo domani, si studia molto di più la sintesi di
e la reattività di piridine, pirrole, piofene e furano, che ce ne sono molto di meno come prodotti naturali o come farmaci. Questo non so se è un limite della chimica oppure un po' del nostro insegnamento, però ecco, vedremo domani proprio molte preparazioni di e reattività di questi composti qui, che paradossalmente ce ne sono un po' di meno nel panorama biochimico e farmaceutico in generale. Cercherò di estendere comunque quello che si sa su questi anche nella sintesi di e preparazione di quest'altro, che invece sono più interessanti da un punto di vista, diciamo, biologico. Mi raccomando, quindi, cercate di tenere a mente poche cose, non mi interessa molto, però imidazolo, pirimidine, chinolina, chinoclidine, indolo, sì, perché lo troverete, credo, subito, no? Biochimica, quindi mi serve subito che voi lo sappiate. Domani finiamo la reattività appunto degli intercicli della mattinata con delle reazioni chiare, okay, che vi servono. Al solito dateci un'occhiata se avete fatto.